Hola, sono Mirko Maestri, tengo 31 anni, sono un corridore dell'Eolo Cometa e sono italiano. Il primo ritiro della nuova stagione è sempre un momento di curiosità, si ha voglia di stare insieme ai nuovi compagni, di fare gruppo e di capire un po' quali sono i programmi per la stagione. Quindi c'è tanta curiosità e voglia di stare insieme e comunque si mettono giù le basi per una buona stagione. L'ambiente dell'Eolo Cometa l'ho trovato subito familiare e mi sono trovato subito bene, i ragazzi mi hanno accolto. E io sono arrivato qua dopo il primo anno che aveva fatto la squadra in professional e io posso dire che è una realtà molto, molto bella. Abbiamo fatto gruppo anche con lo staff, ci si trova davvero bene, posso dire che è una grande famiglia. Il bilancio per quanto riguarda me della stagione 2022, anche se sono molto autocritico, penso sia abbastanza positivo. E sono andato vicino a un risultato di prestigio al giro, ci è mancato poco, ma in generale tutta la squadra è sempre stata presente, è mancata la vittoria al giro come nel 2021, ma se andiamo a vedere sulla carta eravamo tanti podi, tanti piazzamenti, sempre presenti e comunque in un calendario sempre ad alto livello. Credo che bisogna darsi l'obiettivo di migliorare, ma non sono del tutto scontento di questa stagione. È giusto comunque pensare di fare il massimo e migliorarsi. Certamente ho voglia di tornare alle gare, ogni anno la vivo come se fosse la mia prima stagione, quindi sono emozionato, ho voglia di rientrare, ho voglia di far bene, di essere a disposizione della squadra e perché no togliermi qualche soddisfazione con anche una bella vittoria. Il momento migliore della stagione 2022 è anche stato il peggiore perché come sono andato vicino alla vittoria del Giro quest'anno sia per me ma anche per la squadra, per gli sponsor, per tutta la squadra, quindi ne avevamo bisogno e ci è mancato poco, ma penso che il fatto di essere arrivati così vicino può essere visto come un bicchiere mezzo pieno, non sempre come mezzo vuoto, vuol dire che il lavoro è stato fatto bene e a volte quello che manca è anche un pizzico di fortuna. Naturalmente in una stagione ci sono alti e bassi e si vivono momenti di difficoltà, ma il supporto principale viene comunque dalla squadra. Nella Eolo Cometa trovo comunque l'appoggio anche nei momenti difficili, tutta la squadra, ma non solo i direttori, lo staff, sono vicini ai corridori che passano comunque dei momenti difficili perché purtroppo capitano e questo è bellissimo perché è questo che fa tirare fuori il meglio di un corridore e certamente anche la famiglia aiuta. Io sono fortunato che a casa ho bimbi e moglie e i miei genitori che mi seguono e sapere che si ha tutti dalla propria parte è una parola di conforto, aiuta molto. Per quanto riguarda il nostro mezzo, l'Auro Magma, io sono molto contento e trovo comunque una bici molto leggera, reattiva e questo fa sì che anche nelle corse più importanti avere la leggerezza e la rigidità di un mezzo aiuti molto per arrivare ai nostri obiettivi. Nel 2023 sarà la mia 8ª stagione da prof, diciamo che bene o male comunque corse le ho fatte, parte i grandi giri, tour e vuelta, e le ho fatte quasi tutte, mi manca l'Australia, però da come so non andremo, quindi penso alle corse che potranno essere in calendario e anche se l'ho già corso 5 volte mi ripiacerebbe ritornare al Giro d'Italia per essere protagonista e chiudere questo cerchio che è capitato nel 2019 e l'anno scorso 2022 di arrivare a un soffio dalla vittoria di una tappa. Obiettivi per il 2023 è sicuramente essere a disposizione della squadra perché non dimentico il corridore che sono e posso aiutare soprattutto Alba nei finali albanese e perché no, quando starò bene so che la squadra mi appoggerà per cercare di portare a casa un risultato. Un sogno per il futuro è certamente per quanto riguarda me è riuscire a indossare la maglia della nazionale perché penso che per un atleta sia il riconoscimento più grande sia dal punto di vista del club, della squadra che ti ha permesso di arrivare al livello della convocazione e per quanto riguarda l'atleta per onorare il proprio paese, la propria maglia fino in fondo.